E quindi io devo passare i cavi. Devo passare i cavi da lui, attraverso lui, questo cavo di corrente, la corrente elettrica. Arriva qui. Arriva a questo troiaio di Wojtyla. Ma io da qui, adesso, ora come ora, salgo attraverso questa porcata, questa porcheria, il torrente porcheria, andatelo a cercare, arriva lì e distribuisce la corrente sopra, a casa, e qui nel laboratorio, la quale poi esce, va lì e va al quadretto elettrico che ho estirpato dal muro con la violenza umana. Non posso darvi più luce perché qua la luce è morta, è deceduta, siamo senza luce. Quasi. Quindi da lì, dicevamo, attraverso questo cavazzo nero, arriva qui e penetra qui. E questa è la penetrazione, vedete, la penetrazione della corrente elettrica. E ve lo dimostro immediatamente con un attrezzo magico, che è il cercafase. Andiamo alla ricerca della fase ed ecco la nostra fase. Fase neutro e tesa. La tesa è il pozzetto famoso che si è allagato, che adesso è lì dietro, c'è un casino, ma vaffanculo. E quindi ho un troiaio, perché da qua poi entra qui, accende, esce su tutte queste morsettiere. Una di codeste, che non mi ricordo adesso più qual è, ma era segnata, questa qua, la prima, mi portava la corrente qui. Perché? Per mandarla sottoterra, per mandarla lì. Infatti la manda qui. Qui c'è un altro troiaio di Wojtyla, come vedete, con cavi da 162 mm ficcati a forza in un interruttore del cazzo, che è proprio una presa. Ma va bene, funziona. Si biforca e va lì. E va su questa presa qui di merda, che poi mi illumina semplicemente una ciabatta che accende quella lampada IKEA e vaffanculo. Ma io adesso devo, dal contatore che sta di là, devo andare qui, perché io voglio passare sotto traccia, sotto terra, e arrivare con la corrente dal contatore qui, quindi entrare qui, e a questo punto questo lo devo togliere, poi uscire e fare i giri che deve fare, per esempio tornando lì, stavolta però non da lì, ma da qui verso su, quindi poi questo cavo troiaio appeso in cui io appendo i panni a stendere, lo posso del tutto eliminare. Ed è fantastico perché tolgo un cavo, ho un passaggio sotto traccia che non devo passare, perché io pensavo di dover passare il cavo dal contatore nei tubi che sono lì dietro, non sono questi due, ma invece ce l'ho già ed è qua. Quindi adesso la situazione è la seguente: io devo smontare tutto, devo eseguire un macello, devo fare veramente un macello, devo spostare oggetti rompendoli, la bombola con il saldatore di precisione la metto lì, questa ciabatta va bene per adesso, la lascio lì. Qui c'è un tubo, un interessantissimo tubo, ma ora devo aprire questa cassetta perché devo preparare tutto per fare questa operazione nel più breve tempo possibile, perché in tutto questo non mi si deve spegnere l'UPS che tiene in piedi i server storici. Perché purtroppo quella batteria da 100 ampere mi ha creato un problema l'altro giorno. Io ho spento per montare queste luci ed è durata 15 minuti. Il che vuol dire che l'UPS non ce la fa a mantenerla in carica bene. Quindi adesso gli ho attaccato questo coso cinese da 50 ampere che lo sta tenendo in carica. Che non sta tirando fuori 50 ampere ovviamente, ma giusto il necessario per la carica. Però ce la fa. Ce la fa perché è dotato della potenza ed è regolato a 13,8, come potrete ricordarvi in un mio precedente video, dove io modifico sto coso per tirar fuori 13,8 volt esatti. E mentre io vi spiego queste cose, con una mano sola, la sinistra per giunta, sto cercando di aprire questa cassetta per capire le piramidi. Perché capire le piramidi è una cosa fondamentale. Ta-da! Ecco qua! Non ci sono cazzi disegnati qua dentro, dovrò provvedere immediatamente. Quindi questo arriva qui, perché? Perché viene da lui, che viene da lui, che viene da lui. Quindi, ok, questo io mi sa che lo fidel castrerò, prima o poi, non adesso mi sa,
e l'intenzione è quella di metterlo qui, se riesco a capire come si smontano questi. Però se devo smontare questi devo fare veramente un olocausto infernale. Potrei vedere se si smontano al volo e sostituire questo troiaio. Questa è una lampadinetta che è molto bella, devo dire, però non ci entra. Io ne ho uno qua uguale e la dimensione è un pochetto più grande, quindi non ci entra, vedi? Non ci entra. Se volessi fare le cose per bene, a questo punto sostituirei tutti questi con questi, che sono leggerissimamente uguali. Sono uguali. Merdingerin. E li sostituirei, magari ne toglierei uno per far entrare meglio questo, perché se no, se devo far entrare questo devo allargare questa finestra e come potete immaginare è un fastidio pazzesco. Ok, adesso fatemi ragionare cosa mi conviene fare, perché qua mi conviene, dunque. E qua devo sganciare un po' di roba. Io mi sa che qui devo decidere di tenere acceso solo Medialab, fare lo shutdown di alcuni sistemi per risparmiare corrente. Perché ormai non consumo un cazzo, perché qua c'è il Ting server che non consuma un cazzo. Sapete che vi dico? Se si spegne, si spegne. Se non si spegne, vaffanculo. Cioè, il contrario. Intanto, carichiamo. Qua siamo a 13.8. E lasciamo un po', ragioniamo, magari pranziamo, così poi facciamo i lavori col buio che abbiamo più fastidio, accendiamo le lanterne a petrolio e va tutto a fuoco e vaffanculo. Sto riflettendo, perché queste cose vanno fatte sul momento, cioè non bisogna stare lì a pensare, perché sennò con la paura non si fa niente. Paura di fare scoppiare tutto? Ah, perché riepilogando. Da là entro lì, da lì vado sotto e arrivo qui, pam, arrivo all'ingresso di questo quadretto, da questo quadretto esco con il cavo nero e vado lì, e quindi il cavo nero adesso lo devo collegare qui a questi morsetti e non qui sotto, perché è lui che porterà corrente a sopra e al magnetotermico che per ora lo lascio lì, e quindi a tutto il resto, e quindi anche alle luci eccetera. Quindi il cavo nero va lì, questo va staccato da qui, arriva qua e va staccato anche da qui, perché non servirà più a niente. È relativamente facile, confido in una decina di minuti con quattro bestemmie di riuscirci. Aspetta però, perché c'è un altro problema: se io attacco questo qui, io perdo l'uso di questa presa di corrente. E questa sarebbe una catastrofe di proporzioni bibliche. Quindi devo prevedere anche che quando attacco questo qui devono uscire tre fili che vanno alla presa di corrente, perché altrimenti ci arrabbiamo. Sto predisponendo tutto, mi ci vorrebbe una GoPro in testa per riprendere tutto, ma non ce l'ho, e perché costa troppo. Se qualcuno di voi avanza una GoPro, io sarei felice di riceverla. E che devo fare? Ci provo. Allora, niente, questo lo piazzo qua. Lo piazzo qui sul tavolo. Se riesco a spostare questo inutile computer. Ecco. Va bene, fatemi piazzare sta cazzo di telecamera, che poi è il telefono. Vedi però, vedi, io mi complico la vita, ma poi ci penso alle cose. Perché io da qua arrivo con la corrente dal contatore e dovrei entrare in questo quadretto per poi andare dove devo andare. Quindi l'uscita che va al piano di sopra e al magnetotermico. Questa cosa non funziona, perché io non ho più il magnetotermico che mi protegge tutto, perché l'ingresso è lì, ma ho l'ingresso qui senza magnetotermico a questo punto, che mi alimenta quella presa, mi alimenterà tutte queste prese del tavolo e poi va su al piano di sopra. Quindi quello diventerà inutile.
Perché? Perché io mi collego direttamente ai morsetti qua sopra. Con questo cavo nero lo stacco da qui e vado lì. Quindi in maniera termica, a che cazzo mi servirà? A una minchia. A una beata minchia. Perché mi servirà solo per questa presa. E qui ho il magneto termico. Ma non serve a un cazzo, quindi lo elimino. Quindi lo stacco e poi lo inserirò dopo. Quindi devo staccare il magneto termico e devo staccare il Troiaium Voitilorum. Questo lo attacco al piano di sopra. E basta, e basta. E no, lo devo attaccare anche... perché io vado giù. Poi vado qui, interruttore, torno su e vado alle luci. Quindi, sì, quindi lo devo lasciare acceso. E servirà per le luci, che cazzo te devo dire? Va bene, io faccio così. E il fatto è che però, per andare da lì a lì, è inutile che passo da qui, in un certo senso. Cioè sì, ci passo in parallesbo. Perché? Perché io questo lo ficco qui e quello che deve andare lì lo ficco qui lo stesso. Non lo ficco a un'uscita di un interruttore. Sì, potrei. Ma a che mi serve sezionare e far passare tutta la corrente di casa su un unico interruttore che poi scalda? Tanto vale che li collego alla morsettiera oppure uso dei morsetti e li attacco lì. E poi dai morsetti esco e alimento questo quadretto. Fatemici ragionare. Grazie a una lampada da testa, che è questa, finalmente posso avere la luce anche senza luce, quindi potrò lavorare. Quindi me ne sbatterò se l'UPS non ce la fa, me ne sbatterò. Ho deciso che io ficcherò insieme i due cavi, li ficcherò insieme, anzi, insieme. E quindi è ora di procedere. È giunto il momento di iniziare. Quindi adesso procederemo. È il momento di staccare la luce e incominciare. Ecco fatto, già non si vede un cazzo, ma io ho la lampada. Quindi, allora, prima cosa, scala, io morirò. Staccare questo troiaio. Certo qua se avessi una morsettiera sarebbe molto più comodo, ma non ce l'ho. Quindi, ecco qui, se questi cadono in terra io divento un animale. Ora, questo via e questo via. E questo cavo via dal cazzo. Poi, devo staccare questo. Uno, due e tre. Ovviamente non esce. Ecco fatto. Adesso devo estirpare questo che è grosso. Questo che è grosso. Ecco, raffanculo, ho dovuto staccare tutti. E questo andrà su. Ora, questi due li devo rimettere insieme. Quindi uno. Due, e che cazzo! E tre. Ok. Quindi li rificco nei suoi cazzi. Fase. E avvidiamo. Se questo UPS non tiene, io quella batteria la farò esplodere. Perfetto. Massa ricollegata. Ora questo lo devo collegare a questi qua. Quindi. Ora qua sarà complicatissimo. Uno.
Va bene, ce la faccio. Questo va qui, che se entrasse mi farebbe un favore, dato che è largo 18 metri. Ecco fatto. Neutro. Poi questo lo metto così. Vedi la fase. Che cazzo non deve entrare fino in fondo? Ma vaffanculo, ma chi cazzo l'ha avvitato? Porcaccia la m***a. Cazzo vi pare. Perfetto, e qua abbiamo finito. Abbiamo questo così, questo così, questo se ne va a fanculo e questo poi lo leverò. Adesso spostiamoci. Ora qua sono cazzi, perché io devo tagliare questa a misura. La misura un po' lasco però, quindi tagliare con odio. Poi spellare questo cavo che è duro come la morte. Spellare prima la guaina. Ok. Possibilmente senza rompere l'isolante dei cavetti singoli. Spellare questi tre. Uno. Due e tre. Ok, ora devo smontare l'interruttore, perché è qua che mi devo collegare. E ovviamente sono spellati corti, va bene. Cazzo! Come non mi vuole sapere di uscire, eh? Che cazzo! Ora è uscito. Con un po' di violenza si ottiene sempre tutto. Ora devo spellare anche questi, non me ne tirarli fuori. Sono belli spessi. Questi sarà dura. Ok. Poi. Mi sto distruggendo le mani letteralmente. Che col freddo l'isolante è durissimo. Ne rimangono due. Che cazzo. Ok, fatto. Adesso questi mi sono caduti in terra. Ovviamente mi servono per le prese. Ora questi devono entrare qua. E ora sarà un macello. Sarà un macello fare entrare i fili. Usavo la violenza, così, la violenza. Non avrò mai lo spazio necessario. Ok, ho risolto con la violenza.
tirando con forza in vita. Ora devo unire questi. Qua diventa veramente difficile, perché adesso devo unire anche questi, che dovrebbero entrare dentro anche loro. Quindi devo tirare fuori di nuovo. Devo eliminare questo tappo. Ecco, spaccando la cassetta ovviamente. Questi li rificco dentro. Oddio, non ce la faccio già più. Già non ce la faccio più. Ok, cassetta già spaccata, come vedete. Una cosa molto giusta. Ora ficco pure questi. Ci entra. Ok, ora devo unirli. Devo unire le fasi. Sto cazzo marrone. Come vedete si crea uno stronzo enorme, uno stronzo di cavi. E poi questo che andrà all'interruttore. E ora ovviamente non entrerà mai qua dentro. Sì, invece c'è entrato. Perché il morsetto è grosso. Quindi ora lo avvito così. Così preme i cavi in quel modo lì. Ok. Ok, questo è fatto. Ora, blu. Neutro. Il blu si è strafogliato completamente infilandolo nel buco con violenza. Quindi, blu. Così. Poi blu qui. Ok. E ora la terra. Comunque l'UPS ora come ora, forse perché è messo in carica prima, sta un stretta con violenza. E tre. E ora dovrei mettere questo laddove la terra è qua, laddove la fase e il neutro non so dove sono, quindi ho deciso che me ne sbatterò il cazzo. Neutro lo metto giù, che poi in realtà è su, quindi neutro lo metto su, che poi lo metto giù, giusto? Questo lo ficco. Ho già del sangue sulle mani, non so da dove viene, ma è giusto. È giusto così. Vedete come si spellano i cavi? Si fa entrare la plastica dentro in modo che non ci sia alcuna possibilità di toccare dei cavi scoperti. Ecco come si fa, non si spellano 20 cm di filo, si spella il giusto necessario perché qui non esca rame, non si vede il rame. Ecco fatto. Ora io sicuramente questo troiaio qua non riuscirò mai a chiuderlo, ma per adesso me ne sbatto, proseguo dall'altra parte. Qui devo staccare questo ingresso, perché non è più lui ingresso, lui è uscita. Ah. E quindi, e infatti ho l'uscita. Però adesso mi arriva da qui, quindi se riuscissi a tirarmi un po' di cavoli, potrebbe essere una buona cosa, ma non ci riesco. Va bene così allora. 1, 2 e 3. E quindi adesso abbiamo fase neutra e terra, ok. Quindi queste dovrebbero entrare insieme, in due sui morsetti. Vediamo se ci riesco, perché questa era l'idea e la necessità di fare ciò. E ovviamente qui mi escono tutti i fili. Sarà un troiaio.
teoria ci sono. In pratica devo vedere se tiene. Tiene, perfetto. Neutro. Ci metto prima questo piccolo e poi ci metto questo gigante sopra. Ok, facciamo entrare prima il neutro grande. Ora questo. Se mi facesse la cortesia di entrare. Bene. Ora il neutro è dentro. Quest'altro è dentro, avvito. Quasi finito. Ovviamente questi morsetti di bachelite si spaccano. E ora le terre. Le terre sono sottili. Oddio, sono sottili. Intanto gli ficco questa. Terra. E poi li devo ficcare. Guardate come cazzo si è ridotta. Anche questa. Insomma, se questo tiene. Questo non mi piace, lo voglio fare passare da sotto. Perché? Perché? Perché devo fare queste cose? Tanto è un troiaio lo stesso. È entrato un maledetto moscone. Non ci bastava la rottura di cazzo di dover infilare sti cavi dove non entrano. Ci voleva pure la mosca del cazzo. Maledetto. Io ho bisogno di una pinza. Mi ci vuole una pinza. Toh, bastardo, toh. Con la pinza te la ficco. Bastardo. Ora con la pinza anche questo glielo ficco. Ecco, ora sì che sono entrati tutti e due. Maledetto. Maledetto è uscito. Maledetto bastardo. Bastardo. L'ultimo è sempre quello che deve rompere il cazzo. L'ultima vite. L'ultima connessione, essere sempre l'ultima bestemmia da dover tirare quando si fanno le cose. Uno pensa di aver finito e no, perde mezz'ora per l'ultima minchiata. Ah, ecco fatto. Ora in teoria. Ultimo check. Qui sono connesso, qui sono staccato, questo è tolto. Oh, sapete che vi dico? Io attacco la corrente e vaffanculo, quello che succede, succede. Vediamo che cosa scoppia. Non è successo niente. Mio Dio, ho costruito qualcosa che funziona. Funziona tutto, ma ovviamente non ho più internet. E cosa succede? Succede che faccio su e giù, vado a vedere se sul piano di sopra si è staccato qualcosa, se l'UPS di sopra è morto, scendo, riprovo collegamenti, risalgo, riscendo e alla fine vaffanculo, è semplicemente internet che non funziona. Vaffanculo! È tutto online perché riesco a pingare il nostro gateway che sta al museo tramite ponte radio senza problemi, ma siamo senza internet. E vabbè, ma questo è un altro problema. Io invece sto ragionando sul montare il magnetotermico. Mi sa che lo farò. Certo, è un magnetotermico ridondante, però mi magnetotermicherebbe tutti questi. Sì, mi sa che lo farò, solo che poi proverò del grandissimo fastidio e non potrò, credo, richiudere lo sportello. Devastazione, saccheggio! Per montare il magnetotermico devo staccarmi qua, devo staccarmi qua. Ci sono tanti cavi. Poi devo staccare questa simpatica lucina al neon. È un peccato. Però, che cosa volete? Potrei fare un buco e metterne una sul quadro strumenti. Chi lo sa?
Volendo potrei anche fare spazio, potrei eliminare questo che non è utilizzato o questo che non è utilizzato, ma questo è bello grosso e cablato bene, lo lascio così. Potrei eliminare questo e stringere un pochetto e lasciare la lucina al neon, che potrebbe diventare una cosa più meglio, una cosa più migliore. Adesso ci ragiono e facciamo sta cosa. Accendiamo le luci al massimo e vediamo un po' se riusciamo a rovinare questo coso. Ora io devo togliere questo, che ovviamente non si svita, ovviamente questo è troppo grosso, cerchiamo il cacciavite giusto. Forse questo non ci entra e si spacca, ma vaffanculo. Vediamo questo qua. Ok. Ok, 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 con violenza inaudita. Qui abbiamo un cavo di rame gigantesco. Qui abbiamo crimpati. Questi sono crimpati. Bene. Ora se li mescolo insieme sarà una fine. Questo in teoria, se io faccio così, guardate che bello, viene via perdendo le viti. Maledetto. Abbiamo detto niente lampadinetta. Quindi tolgo lui e tolgo il suo cablaggio, che è facile. Ah, sono montati con le forcelline, le forchettine. Bene, questo non serve, questo non serve. Questa forchetta la rificco qua. Questi erano i cablaggi come si facevano negli anni 80, e cioè con queste viti scoperte che tu puoi toccare e morire. Tocchi e muori. Questo lo allargo e lui viene via. Ed ecco la lucina. A questo punto potrei, in teoria, poter ficcare lui sì, perfetto, e ora gli posso ficcare questi se ci entrano in quattro qua dentro, forse con l'uso della violenza. Ah, ma l'ingresso è qui e l'uscita è qui. Oh, devo montarlo al contrario. Oh cazzo, ma chi me l'ha fatto fare? Al contrario, l'ingresso è molto grande e l'uscita è piccola. Quindi l'ingresso è uguale all'uscita. Siamo lì. Siamo lì. Solo che questo entra da qui. Scusa. Sì, giusto, entra da qui. E allora che cazzo sto dicendo? È giusto? Eh sì, perché entra dal magnetotermico. Coglione che sono. Che cazzo. Ora, erano entrati così bene sti cazzo di cavi. E l'ultimo non entra. Ecco. E allora noi usiamo la violenza inaudita. Violenza. Ok, questo è entrato. Ora questi quattro. E ovviamente non entra. Forse da sotto? No. Ficchiamo questi due. Ficchiamo questi due. Vediamo. Sì. Forse ce l'ho fatta.
sembrerebbero connessi. Maledizione, 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 maledizione. Ora, questi sono attaccati, questi sono attaccati. Ora ficchiamo adesso questi due giganteschi stronzi. E a questo punto dovrei anche cercare di capire dove e vederlo. Non ce la farò mai così. Sì, ce l'ho fatta, sì. Adesso lo stringo con questo. E ora uso questo, che non ci entra. E ora uso questo. Perfetto. Questo qua, stesso trattamento di violenza. Perfetto, ficcato. E abbiamo un salvavita. Ok, abbiamo un salvavita che corre, che scorre. L'ho detto. Ecco fatto. Questo dovrebbe stare così. Perché se no lui, ovviamente, non si chiude. Non si chiude, quindi noi toglieremo uno di questi. E togliamo questo perché è inutilizzato. Quindi questo, mio caro. Due, tre, quattro, cinque, sei, che ora estirperemo in qualche modo, e ne va a fanculo. Ok, ora questo dove va? Ok, sono cavallotti passanti, vediamo se riesco a capire. Questi due vanno qui. Questo è questo. Ah, ecco, il passaggio è fatto passante in modo che passa nel passaggio. Quindi io posso eliminare questi cavallotti. E posso ficcare questo qui. Oddio, pietà. Signore, pietà. E ficcare questo qui. Perché giustamente sono stati furbi, non hanno fatto un unico parallelone, ma hanno tirato quattro cavi e hanno parallelato a due, questo con questo, questo con questo, questo con questo, questo con questo, e a fa' culo. Questi due non servono più. E quindi li scollego e li tolgo dal cazzo per avere meno cavi in mezzo al cazzo. E questi erano cablati, come vedete, veramente bene, perché usano questi cosi a crimpare. Ma bando alle ciance, sto pensando che potremmo anche collegare la lucina. Vediamo se si chiude. Si chiude. Bene. Quindi potrei mettere la lucina praticamente dov'era. Invece di fare questo troiaio, per fare scorrere tutti questi qua. Lui lì, la lucina, metterla qui. Abbiamo uno spazietto, non me ne fate un cazzo. Ora, la lucina era collegata con questi cazzetti. Perché la lucina era collegata lì.
E sapete che vi dico? Che io gliela collego lì, perché questo era collegato lì. Ah, era collegato all'ingresso. Interessante. Quindi io adesso, no, sono stronzate, non era collegato all'ingresso. Questa era collegata qui. Colleghiamo la lucina. Questo andava di sotto. E questo arrivava. Edizione. A qua. E questo arrivava qua con la sua forchettina che ficchiamo. Ecco fatto. Questa, che è l'altra, andava qui, lucina. L'ho detto qui, cazzo. Uno vuole fare in fretta, ma non ci riesce, perché il cazzo gli viene distrutto. Gli si distrugge sempre. Ok, e ora l'altra forchetta, se mi fa il piacere di ficcarsi, io gliela avvito. Stringiamo per bene. Una controllata a tutti, perché vedo che qualcuno è un po' lento. Ok. Ok. Poi piano piano questi qua si possono cambiare con dei magnetotermici o con delle prese un po' più migliori. Ok, perfetto, siamo a cavallo. In teoria, se io accendo, io qua dovrei avere questo acceso, tutto acceso. Proviamo il salvavita. Il salvavita funziona. Ah, adesso abbiamo il salvavita. Abbiamo la lucina, il salvavita, la lucina, wow! Il circuito prese, qui le etichette le devo togliere tutto. Io questo qua adesso me lo pulisco tutto, tolgo tutte queste cazzate, lascerò solamente lui. Ed eccolo qua, prima era una fossa IMOF. Non era un quadretto strumenti. Certo, ci sono ancora, come vedete, dei fastidi esistenziali, come questi spazi. Ci sono questi cavi che sono attorcigliati così. Questa è roba che mi procura un fastidio fisico, proprio un fastidio fisico. Però dovrei togliere questo adesivo. Sì. Va bene. Comunque, qua è molto più pulito. Adesso inserirò il cartoncino qui scorrevole e ci scriverò le cose. E non ci entra. Ma quanto cazzo deve essere stretto sto cagata? Ecco qua, qui ci ho scritto le cose e non può mancare il tocco finale.